Video backlight per il canale Parlamento. Oggi aspettiamo il senatore Tommaso Nannicini, membro della quinta commissione bilancio del Senato della Repubblica, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno. A breve la manovra di bilancio approderà alle Camere per la discussione e per l'approvazione entro il 31 dicembre. Quali le priorità in risposta poi all'emergenza epidemiologica? Sì, ovviamente questa è una legge di bilancio delicata anche perché si inserisce in una fase di nuovo di profonda incertezza rispetto all'evolversi dell'emergenza sanitaria. Per come era stata pensata, era un tentativo di cambio di passo rispetto a 100 miliardi spesi finora nei decreti precedenti per dare una compensazione emergenziale a lavoratori, imprese, persone più colpite dalla crisi, provare a cominciare anche a entrare in una fase di ripartenza e di sviluppo. Ci sono ancora interventi emergenziali di sostegno temporaneo a settori più colpiti, dal turismo alla ristorazione, ma c'è anche un tentativo di porre le basi di nuovi investimenti sul welfare, penso all'assegno unico alle famiglie con figli, per provare a dare un segnale, invertire anche l'inverno demografico in cui questo paese è calato ormai da decenni. E rilancio degli investimenti pubblici e privati per la crescita. Ovviamente i dettagli e i pesi degli interventi emergenziali, compensatori e degli interventi più basati sulla crescita e sul rilancio dipenderà anche da cosa l'evolversi di la seconda ondata di contagi. Che pressione avrà sul nostro sistema sanitario e cosa succederà al sistema produttivo in termini anche di restrizioni all'attività economica. Quindi purtroppo è una legge di bilancio che si muove in un territorio molto incerto e il peso tra emergenza e rilancio dovrà essere dosato in corso d'opera. Ok, siamo in attesa dei famosi fondi derivanti dal Next Generation UE. Siamo in contatto costante con le istituzioni europee. È tutto sotto controllo? Ovviamente è un negoziato difficile, ci sono interessi e visioni diverse, come è giusto che ci siano all'interno dell'Europa, però io penso che sia emersa con forza in questa crisi, a differenza della crisi precedente, che l'Europa vuole dare risposte forti a livello europeo. Prima con la sospensione del patto di stabilità e crescita e della disciplina sugli aiuti di Stato, poi su una politica monetaria fortemente espansiva. E adesso con un'azione centrale forte fatta di prestiti a livello europeo e anche di trasferimenti dall'Europa agli stati nazionali per far fronte alla crisi e all'emergenza. Quindi io penso che questa consapevolezza ci sia nelle leadership europee. Poi è un negoziato difficile, può darsi che qualche dettaglio cambierà in corso d'opera, ma il fatto che ci deve essere questa risposta deve essere forte. E deve partire nel 2021, non è che possiamo aspettare 10 anni per dare una risposta a una crisi che sta mettendo in ginocchio le economie europee adesso. Penso che questi tre elementi ci siano. Quindi mi aspetto che nel 2021 ci sarà la prima tranche sia di trasferimenti a fondo perduto sia di prestiti agli stati nazionali. Però quello che dovremmo tenere presente come italiani, penso, sono due cose. Uno, che questo è comunque uno sforzo enorme a livello europeo, pluriennale. Quindi non è che risolviamo tutto nel 21, dobbiamo avere una strategia con lo sguardo lungo che abbraccia tutto l'arco degli interventi. Per questo sarebbe utile, al di là del teatrino della politica, anche una maggiore condivisione politica e istituzionale per come spendere questi soldi. Perché spesso questi soldi li dovrà spendere anche i governi futuri li dovranno spendere anche loro, perché l'arco è lungo, quindi dovremmo avere un'unità maggiore, un raccordo nella differenza di ruoli tra maggioranza e minoranza. Il secondo è Certo. che comunque arriveranno nel 21, quindi la crisi c'è adesso, intanto dovremmo spendere le linee di finanziamento che ci sono adesso, vedi il MES. Certamente. Chiudiamo con il MES. Nasce l'intergruppo parlamentare MES subito, piuttosto folto. Hanno aderito tantissimi tra deputati e senatori. C'è una forte contrapposizione in Parlamento tra chi lo vorrebbe utilizzare e chi non lo vuole utilizzare. Che si farà alla fine? Qual è la sua posizione e se coincide con quella del suo partito? Mi permetto di farle una domanda provocatoria? Beh sì, non sempre in verità nell'ultimo periodo, ma su questo si coincide, nel senso che il Partito Democratico
compatto nella richiesta di utilizzo di questa linea senza ideologismi. Dobbiamo partire, come ha fatto giustamente fin dall'inizio anche il segretario del mio partito, da cosa ci vogliamo fare con quei soldi. Dobbiamo, se c'è un'esigenza di investimenti in sanità per far fronte all'emergenza, ma anche per ripensare il modello di sanità con investimenti sulla sanità territoriale, servizi non solo ospedalieri che raggiungono i territori e la vita delle persone, assistenza domiciliare e telemedicina per malati cronici e persone con disabilità. Se c'è un piano di rilancio e di riavvicinamento della sanità alle persone e ai territori, non avrebbe senso non usare questa linea di finanziamento che è conveniente e ci permette di fare presto e bene questi investimenti. Quindi dobbiamo uscire dagli equilibrismi e ai tatticismi della politica per dire c'è un'esigenza, c'è una linea di finanziamento, facciamo bene e presto le cose che servono al paese. Bene, l'attività che l'aspettano sono davvero, davvero tante, noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi.